Buona domenica ancora una volta e buona pausa caffè a tutti. Video interessante questo, ho scelto di pubblicare questo video e ci ho pensato un po'. Qualche domenica fa, qualche settimana fa, ho parlato della figura del docente universitario, no? Figura, diciamo, mistica per certi versi, altrettanto mistica, tanto diciamo particolare la figura del collega universitario. Mi sembra giusto che si dedichi almeno un video a parlatemene voi nei post, come al solito interagite, partecipate, telefonatemi, mandatemi segnali di fumo, insomma, fate in modo di partecipare anche voi a questo che ormai è diventato un appuntamento, direi, immancabile. E direi che ci sono sicuramente tantissime tipologie di colleghi universitari, di studenti universitari. Io lo chiamo collega, il collega universitario è quello che ci sta di fronte, ci sta vicino nel banco durante la lezione. Credo che queste tipologie di colleghi siano presenti un po' in tutte le università, quindi dalla facoltà di ingegneria alle facoltà, quelle umanistiche, quindi giurisprudenza, scienze politiche, sono sempre delle figure un po' particolari. Io ho tanti ricordi a riguardo, anche perché, ripeto, io ero, come posso dire, uno straniero, considerato uno straniero in terra straniera, in quanto sono sardo di origine, provenivo dalla Sardegna, quindi catapultato a Roma. Mi ricordo di aver conosciuto tanti, tanti ragazzi di tante regioni italiane, quindi a Roma ci sono molti ragazzi del sud, quindi c'erano pugliesi, calabresi, lucani, siciliani, napoletani, ma anche tante persone che venivano un po' meno, però c'erano anche che venivano dal nord Italia, quindi da toscani, milanesi, torinesi, e c'erano anche altri ragazzi sardi, con i quali tra l'altro condividevo anche la stanza. Dunque, tra parentesi, io quando studiavo ero in affitto in un appartamento con altri due studenti, eravamo quei studenti che dividevano le stanze. Ad ogni modo, vediamo di tracciare delle figure, delle tipologie di colleghi universitari. Cominciamo da quelle, da dove cominciamo? Da quelle un pochino più pittoresche, no, cominciamo da quelle. La prima tipologia sicuramente è lo studente, quello che è molto bravo. Però io ricordo studente molto bravo, bello, di bella presenza, fisicato, quindi che faceva sport, che usciva la sera, però sempre presente a lezione. Molto, anche molto gentile, tra l'altro, molto disponibile, sempre attorniato da figure femminili di vario genere, ricordo questo, e ripeto, uno studente molto sveglio, molto, ce ne sono tanti queste università, e uno mi chiedevo sempre, ma come fa a essere così bravo? Molto bravo, perché studenti che probabilmente capiscono subito. Essendo molto svegli, capiscono subito come funziona diciamo, il trend universitario, l'ambiente universitario, il sistema universitario. Li vedi a mensa, insomma, li vedi sempre all'università, però poi li vedi sempre sul pezzo, perché comunque, parlando delle lezioni, discutendo, ti spiegano magari delle cose che non hai capito. Molto, molto disponibile. Me ne ricordo uno, un ragazzo di cui non ricordo nemmeno il nome. Condividono materiale con te, notizie, insomma, sono persone che diciamo praticamente perfette, diciamo, che ogni mamma vorrebbe come figlio, quindi, e che poi reincontri, perché io ricordo che finivano i corsi, no? E poi passava un po' di tempo, qualcuno si chiudeva nella propria grotta, nella propria camera. Del proprio appartamento in affitto e si buttava nella preparazione dell'esame. Ricordo che poi questi personaggi li rincontravi sempre lavati, puliti, profumati all'esame e andavano alla grande, no? Non ti dicevano mai niente, erano sempre sorridenti, sempre accondiscendenti, ottimisti e in effetti poi prendevano voti molto alti e ricordo questo. Poi ce n'è un'altra di categoria di collega universitario che la si incontra.
Magari a lezione lo si è visto poche volte questo personaggio, però a lezione non si vede, o comunque magari è nascosto tra i banchi, no? Parliamo di 300, non mi ricordo, i primi anni, i primi 2 o 3 anni, primo e secondo anno, ricordo poi sì, è vero, con gli anni un po' tendeva un po' a diradarsi Laura, cioè tendeva un po' a essere composta da meno persone, però i primi due anni, ricordo aule piene, strapiene, 150, 200 persone, no? 150, 200 persone, non so poche, e questi personaggi non li vedi, non li vedevi, poi li incontravi all'esame, prima dell'esame, uno va prima, va sempre un po' prima, quando c'è magari uno scritto, un orale, e ricordo questi personaggi. Ansiosi, no? Mamma mia, no? Vedevi muovere le gambe, muovere le mani, e tu dici: ma che cosa c'è? E cioè, mannaggia, no. Stanotte ti dice, poi cominciavano a raccontarti queste, ti raccontavano queste storie. Stanotte mi sono fatto la notte, guarda, non credo di saper niente. Sono impreparato, e se poi mi chiede quello, e poi mi chiede l'altro, ti mettono ansia anche a te perché tu li ascolti, ti fanno delle domande, cioè ti chiedono, magari ti vanno a riportare quella tematica, quell'argomento che tu magari in quel momento non ti ricordi, oddio, cominci qui. Quindi, però sono profondamente bugiardi. Bugiardi perché sono ansiosi, quindi li chiamerei ansiosi e bugiardi perché? Non li hai visti mai a lezione, o comunque non li hai, non sono fatti vedere, erano lì ma erano nell'ombra. Prima dell'esame, pochi minuti prima, ti dicono che sono fatti la notte, quindi sono, diciamo, sono, hanno materiale appiccicaticcio nella mente, insomma, non sono. Poi magari però devono sostenere l'esame prima di te, e poi dopo escono, allora com'è andata? 30, 26, caboia, ma com'è possibile? Quindi io ho bugiardi. Non so che quindi tu utilizzi, questa succede anche a scuola, no? Studenti magari di scuola che ascoltano, tipico compagno di scuola che ti dice: oddio, se mi interroga, in realtà poi sa tutto, tutte le virgole, no? Quindi non è vero niente quello che ti ha raccontato. Poi c'è una terza categoria. Terza categoria è, come lo chiamerei, il fannullone, chiamiamolo così, cioè quello che, cioè quella, dunque, ci sono, diciamo, i fannulloni sono due, dunque, il fannullone è universitario, però è fantastico, perché ci sono studenti, no? Non so se vi è mai capitato questo, che durante i corsi, i 2 mesi, 2 o 3 mesi di lezione, 2 mesi, 3 mesi di lezione, fanno un casino bestiale, no? Vedi lì, infastidiscono il docente che spiega, capita, non solo a scuola, anche all'università, ma com'è possibile? Sì, ci sono pure quelli che rompono le balle tutti i giorni, no? Che entrano, fanno, anche simpatici, però studenti che rompono, un po' io rompo, ma anche io un po' rompevo le balle, i primi anni, mi ricordo. Comunque, no, studenti molto così, allegri, allegroni, non prendono appunti, prendono ogni tanto, sono sempre lì, effettivamente poi però. Alcuni poi a casa insomma, recuperano e poi all'esame, il famoso giorno dell'esame, questi altri invece poi all'esame li vedi che vai a vedere i risultati, li conosci di nome e cognome, niente, 8 volte che fa quell'esame, ma soprattutto queste persone sono quelle persone che rischiano di portarti sulla cattiva strada. In che senso? Nel senso che ogni giorno ti chiedono: senti, ma stasera c'è quell'evento, stasera c'è, stasera DJ, stasera DJ Melone, ovviamente, non so, DJ Martello utilizza, DJ Martello organizza questa serata qui a tema, no? Sai, serata a tema, serate single, mi ricordo, serate, c'erano, negli anni 90 c'erano, negli anni 80-90 esistevano. C'erano ogni sera, mi ricordo, c'era la serata dei single, la serata delle pomiciate, la serata, c'erano serate, ogni sera, e questi qui, ogni giorno, quando tu parli, senti, ti do gli inviti per questa discoteca, questo evento, questo pub, andiamo qui, tutte le sere, questo esce tutte le sere, li vedi che sono fuori da. Dice: ma quando inizia il weekend dell'universitario? Da lunedì alla domenica. Questi tutte le sere, tutte le sere. Io un periodo, infatti, mi ricordo che mi capitava all'inizio, e io
venivo da, io vengo da Sassari, sono nato a Sassari, per i primi 18 anni ho vissuto a Sassari. Quando tu ti metti in una metropoli, come può essere Roma, Milano, un po', no? Vieni investito dal fascino della metropoli. E allora a Roma ogni giorno c'erano eventi, quindi se uno li va dietro, ogni giorno eventi mondani, eventi di tutti i tipi, serate dei single, serate a tema, Halloween, mi ricordo, Halloween non c'era nemmeno, mi ricordo, si è andati, tutti i tipi, insomma, e questa figura del fannullone durante la giornata, ma di notte scatenato, e poi, e il giorno dopo, poi tra l'altro lo ritrovavi, con due occhioni o con delle occhiaie bestiali, lo ritrovavi a lezione. Poi c'è una quarta figura, un'altra figura che è sicuramente riconoscibilissima in ambito universitario. Questo vale non solo per ingegneria, ragazzi, vale per tutte le facoltà, cioè la trovate in tutti gli atenei, in tutte le facoltà universitarie. Come posso chiamare? Il sa tutto lui, quello che sa tutto lui, no? O il gruppetto di chi sanno tutto loro. E all'interno di questo gruppetto ci sono anche personaggi veramente, direi, anche inquietanti per certi versi. Dunque, io ricordo che sono quei personaggi che stanno seduti sempre in primo banco. Cioè, io ho in mente la mia aula, questi banchi, no? Queste colonne, queste file di banchi, tutti gli studenti. E c'erano questi, io mi sedevo al quarto, quinto banco, si vedeva bene lo stesso. E ricordo c'erano questi gruppi, questi gruppetti, di studenti che si sedevano sempre in primo banco. E tra l'altro, questi studenti molto bravi, attenzione, quindi molto bravi, sono quelli che alzano, addirittura si permettono a volte di correggere il docente o comunque di intervenire. E a ingegneria, ai primi anni, intervenire a lezione non è così, cioè, ci vogliono le palle per farlo, perché quello che sta parlando non è che è l'ultimo arrivato. E questi intervengono e sono gli stessi poi che avete notato quando la lezione finisce. Non so se ancora si fa, ma credo di sì. Il professore si ferma un attimo lì e sono quelli che si fiondano sul professore a fargli le domande. Questo è ottimo, devo dire, perché comunque è una cosa buona. Però comunque anche lì ci vuole coraggio. Sono molti studenti che sono bravi, ma evitano comunque di andare a farsi riconoscere dal docente. Rimango incognito fino all'esame, se no che si ricordi di me. Magari sbaglio la domanda, faccio la domanda sbagliata e questo mi fa un mazzo. E poi se lo ricorda, perché poi molti studenti si ricordano clamorosamente di tutte le facce, eh? Alcuni professori si ricordano sono quelli che sono dei primi banchi, un po' ritenuti, un po' li definirei studente che sa tutto lui, un pochino antipatico. Poi c'è un'altra quinta tipologia di collega, lo definirei l'approfittatore, lo scroccone, no? Chi è questo? E questo è quello che ti chiede sempre appunti, no? È quello che manca. Quello che viene magari due volte a settimana su 5, su 6, è quello che mancando quindi ti chiede gli appunti. E quando uno ti chiede gli appunti, vi ricordate, no? Io mi ricordo, mo quelli che sono già laureati, quelli che sono lì all'interno, sono ancora in ambiente, quando uno ti chiede gli appunti che fai? Non li dai? Cerchi un po' di temporeggiare, sì, ecco, attenzione, non sono molto chiari, no? Cerchi di sperare che. È quello che ti scrocca sempre gli appunti, magari se li prende e non te li dà, cioè c'è questo incubo che non te li dia, no? E questa è la figura dello scroccone. Poi c'è una sesta figura, che sicuramente vi è capitato di vedere tantissime volte, e magari all'ascolto ci sono queste figure qua. Sono quella categoria di studenti, direi di livello medio, quindi che comunque studiano, seguono, ma impegnati nel sociale, impegnati nelle cosiddette, ci sono ancora, scrivetemi se le famose associazioni studentesche, no? Quelle di matrice politica, e sono quelli che sostengono le battaglie, quindi che combattono per i diritti no? Quelli che vengono anche eletti, credo che ci siano ancora queste figure. Sono figure direi interessanti e che studiano, ragazzi comunque, ragazzi impegnati nello studio, ma anche appunto in quest'ambito qui. Sicuramente direi importanti comunque, perché servono a un po' tutti gli studenti, no? Diciamo, si fanno carico dei problemi che sono sempre tanti degli studenti universitari, hanno il mio massimo rispetto. Poi c'è un'ultima figura che mi piacerebbe citare e che mi ricordo bene, ho bene in mente, lo studente pendolare.
il collega pendolare. Visto me li ricordo, perché io mi ricordo tutti gli anni che ho fatto, però mi ricordo in particolare il primo anno, perché il primo anno, forse perché ero shock, no? Io ripeto, venivo da un posto sperduto, la Sardegna è un'isola, quindi immaginate un isolano che si fionda nella capitale d'Italia. E mi ricordo questi per, guarda, mi ricordo, allora, mi ricordo questo ragazzo che stava vicino a me, era un ragazzo di Latina. Per chi è di Roma sa benissimo che non è vicinissimo Latina a Roma, non è lontano, non è vicino. Questo prendeva il treno. E mi dicono, mi sveglio alle 3, svegliamo da muratore, era sempre lì, era sempre presente. Io mi ricordo che il primo anno, mi ricordo benissimo, i ricordi più nitidi sono quelli in cui ho seguito i primi mesi algebra lineare, geometria analitica e analisi matematica, erano i primi due corsi che seguivano all'Università La Sapienza in quegli anni, forse ancora in tutta Italia funziona così. E ricordo questo ragazzo che, ricordo con le occhiaie, stanco. Non mi ricordo, non l'ho più visto poi, ho perso di vista perché forse non ce l'ha fatta più, comunque forse ha continuato, avrà cambiato, non lo so. Frequentava ingegneria elettrica come me. Forse perché mi ricordo che nel nostro corso eravamo in quattro, c'erano ingegneri chimici, c'erano ingegneri elettrici, c'erano ingegneri ambiente e territorio, c'erano ingegneri energetici, se non ricordo male, questo non sono sicuro, erano quattro canali. Poi me ne ricordo un altro, forse ho già menzionato, un ragazzo di Anagni. Quando mi diceva Anagni, dove cacchio è questa Anagni? Anagni è sempre un posto che sta nel Lazio, anche questo lontanuccio da Roma. E questo mi ricordo, era un ragazzo che bestemmiava in maniera bestiale e non gli davi da ridere. In realtà poi ci sono, avete visto, ci sono quelle categorie di colleghi universitari che tu li vedi, li intravedi, quindi ti passano accanto, ma ti sorpassano e non li vedi più. Non li vedi più. Bene, l'ho perso di vista. Io mi sono arenato i primi tempi, eh. Io l'ho confessato, non ho problemi a dirlo, perché devo dire bugie. Questo qui è diventato un docente, è diventato presto, si è laureato, è diventato un collaboratore, quindi, cioè, insomma, prima un assistente e poi un docente è diventato, ma non l'avrei mai detto. C'è quella categoria di, lo aggiungo, c'è quella categoria di colleghi universitari a cui, no, tu non dai due lire. Dici, ma questo, ma dove devo andare? E invece, sono dei fenomeni. Questo ragazzo di Anagni, ricordo, che mi diceva che lui aveva fatto il classico sperimentale. Che lui diceva, ma da dove vieni tu? Questa era una parata di Anagni, quindi cioè, diceva una bestemmia ogni tre frasi, non ricordo sto fatto. E comunque, diceva, ma che scuola, che studi hai fatto? E lui diceva, ho fatto il classico sperimentale, che poi non sapevo neanche nemmeno cosa fosse, perché a Sassari il classico sperimentale non c'è, quindi che è questo classico sperimentale? Era un classico nel quale si faceva molta matematica, ed effettivamente lui prendeva appunti, non ti diceva niente, lui però era bravo, questo ragazzo era molto bravo. L'ho tenuto per 2 o 3 anni, poi dopo non l'ho tenuto più, l'ho perso di vista. Lui è andato come un razzo, ripeto. Così come me ne ricordo un'altra di studentessa, me ne ricordo un'altra in quel primo anno, me ne ricordo altre due per la verità. Una del primo banco, che si era fidanzata con uno di quelli del primo banco, questa ragazza. Non voglio dire il nome perché anche lei è diventata insegna, tiene un corso alla specialistica al dipartimento di ingegneria elettrica alla Sapienza, quindi e mi ricordo questa ragazza, mi ricordo di averla trovata all'esame di geometria, di algebra lineare e geometria, nel quale io ho preso 19, mi ricordo, o 18-19, fu il primo esame che io ho fatto, quindi il primo esame che io ho fatto è stato algebra, poi ho preso un 30 all'analisi, però ricordo di aver fatto il primissimo esame. L'ho fatto ed era di algebra lineare e geometria analitica. Io lo trovavo molto difficile quell'esame lì, forse perché erano cose un pochino più astratte. E ricordo questa ragazza aveva preso 30 e lode. Ricordo di aver visto proprio un compito praticamente come se, no, una bella copia incredibile. Me ne ricordo un'altra, infine, sempre di collega, che sono mie esperienze, ma sono esperienze che condivido con voi perché sono sicuro che anche a voi vi è capitato. Una ragazzetta, ricordo, il nome era Anna. Una ragazzetta bionda, piccoletta, carina, mi ricordo. Veniva da Formia questa volta, no? Sempre Formia sta vicino, no? Lazio Campania, lì a confine, credo, Formia. E ricordo che era un fenomeno anche
tutti i 30 all'ora, era veramente brava. Ricordo che diceva di avere un papà che era ingegnere, ma era appassionato di matematica. Insomma, questa ragazza, chi l'ha più vista? Insomma, no, lì, sono qui quella categoria, quella tipologia di collega onestario che perde di vista dopo un po'. E al suo tempo tutte queste persone erano persone comunque che venivano da fuori. E quindi queste rientrano nella categoria del pendolare, che è sempre uno studente che ha sempre... Io non ero pendolare, io avevo casa a Roma, ero un fortunato, ma immaginati appunto quegli studenti pendolari, credo che ce ne siano tanti all'ascolto, che ogni giorno si devono fare il viaggio andata e ritorno di studio. Spero che questa carrellata di tipologie, queste storie che vi ho raccontato vi siano piaciute. Scrivetemi la vostra esperienza, quello che ne pensate di questo, di questa tipologia, queste categorie di colleghi universitari. E ci vediamo con piacere domenica prossima con un altro magari interessante argomento che mi inventerò, vediamo un po' di cosa parleremo. Ciao a tutti, buona domenica.